Buongiorno a tutti e benvenuti alla quarta puntata, quarta parte del corso di azzeramento di informatica. Ora, oggi ci occuperemo sostanzialmente della parte legata al software, quindi diciamo, vedremo come il software che avevamo sviluppato noi, che avevamo sviluppato sostanzialmente nelle prime due puntate in Snap, possa essere convertito in C e in Python. Quindi ci occuperemo principalmente, come dicevo, della parte software. Giusto per riepilogare brevemente, io appunto metto queste slide e riepilogo in modo tale che sia più facile individuare il punto in cui si è. Nella prima parte abbiamo visto sostanzialmente Snap, oltre ad alcune osservazioni sul, diciamo, in generale sulla programmazione. Poi nella seconda parte avevamo visto quello che, insomma, i costrutti principali, quindi l'if then else, avevamo visto anche i cicli e le assegnazioni, che in realtà avevamo già visto nella prima parte. Poi nella terza parte invece, che è l'ultima prima di questa, ci eravamo occupati di installare il software necessario. Quindi avevamo installato VirtualBox come sistema di macchine virtuali. E poi avevamo installato sia una macchina virtuale con Windows 10, sia una con Linux Ubuntu 18.04, in modo tale da avere due sistemi che sono tra di loro complementari, raccolgono praticamente gran parte delle installazioni. Avevamo installato una grande quantità di software e poi abbiamo visto alcune cose sulle linee di comando, sul terminale e poi anche qualcosa di reti. Anche qualcosa brevemente sui web server e sugli attacchi informatici. Come avrete notato, oggi sto utilizzando un computer di tipo diverso, sto utilizzando un Mac, e questo perché il Macintosh e comunque diciamo, l'Apple Mac OS X, il sistema operativo, è comunque un tipo di calcolatore che ormai è piuttosto diffuso. E ritenevo importante che poteste vederlo direttamente in azione, anch'esso, anche se solo in modo meno dettagliato rispetto agli altri due. Quindi, cosa vedremo oggi? Vedremo innanzitutto la soluzione dell'esercizio delle directory, quello che avevamo lasciato in sospeso la volta scorsa. Poi vedremo una breve, diciamo, una breve introduzione al problema del copyright e copyleft. E poi la parte principale, quindi la soluzione degli esercizi svolti precedentemente in Snap e li vedremo in C e in Python con tutti i vari programmi che abbiamo visto. E poi infine vedremo anche una cosa che reputo interessante tramite il Raspberry, che è un piccolo computer di piccole dimensioni ma assai interessante. Siccome anche questa pa quarta parte, così come la terza, è piuttosto cospicua in termini di tempo anche a causa delle varie installazioni, ci saranno due parti, una 4A e una 4B, quindi adesso inizieremo con la 4A. Ora, prima di iniziare anche solo con l'esercizio, però volevo dirvi una cosa e soprattutto iniziare a fare una cosa. Vedete qui c'è VirtualBox già attivo, a parte queste due macchine virtuali che uso io normalmente, e vedete che qui c'è un file .ova. Ora, questo file .ova non è altro che il file ottenuto esportando la macchina virtuale Linux dal computer portatile Windows che è stato usato per le prime tre parti per effettuare le registrazioni. Quindi io cosa ho fatto? Dalla macchina, insomma, da VirtualBox ho provveduto a fare una cosa del genere, vedete Export Appliance, vedete lui mi dice quale voglio esportare, qui naturalmente ci sono solo queste due, e poi facendo continue lui alla fine, sostanzialmente senza difficoltà di sorta, mi produce un file .ova che è piuttosto grande, in particolar modo questo file è di circa 3 giga, ok? E in questo modo io poi ho spostato tramite una chiavetta, perché è minore di 4 giga, quindi non ci sono particolari problemi, ho spostato tramite una chiavetta il file sul Mac, in modo tale da poter poi caricare la macchina virtuale qui sopra. Quindi la prima cosa che voglio fare è caricare appunto la macchina virtuale. Allora vedete, io vado qua, seleziono sul desktop, carico
carico il file, vedete che lui mi trova tutte le caratteristiche che avevamo settato la volta scorsa, faccio import. Questa procedura di importazione è abbastanza rapida, poco più di un minuto, quindi non è un grosso problema. Qual è lo scopo di tutto ciò? Perché una volta terminata la puntata di oggi, che è quella con più, se vogliamo, materiale, quindi più lavoro relativo al software, la macchina virtuale sarà pronta e io la metterò poi a disposizione, terminata la quinta puntata. Sarà a vostra disposizione assieme al materiale. Vedete che il materiale sostanzialmente avrete questo zip che contiene tutti i file che abbiamo sviluppato e che svilupperemo anche con la quarta e la quinta puntata. Ci sono anche le slide e quindi oltre a questo avrete la macchina virtuale, non nella versione dell'8 luglio, ma nella versione, per così dire, definitiva. Ok? Quindi adesso qui dovrebbe avere praticamente terminato. Sì, ha terminato. Quindi allora a questo punto facciamo una bella cosa. Questa la mettiamo qua. Vedete che anche qui c'è il sistema desktop multipli. Io faccio partire la macchina virtuale Linux che mi partirà in full screen. Notate che questo computer ha un display di tipo Retina. Cioè sostanzialmente a risoluzione molto elevata, vedete che qui è molto piccolo, mentre il filmato è un Full HD, quindi 1920x1080, quindi questi dettagli così piccoli probabilmente non si vedono, però è un falso problema perché in realtà noi adesso prenderemo qualche piccolo provvedimento e adesso qua tentiamo di scriviamo test. Poi lo riduciamo di... Allora, eccolo qua. Togliamo il full screen. Poi ci colleghiamo. Dopodiché prenderemo dei provvedimenti opportuni per rendere ben leggibile il tutto. Il motivo per cui sto facendo questo, innanzitutto, prima ancora di iniziare a svolgere l'esercizio, è che ovviamente richiede un po' di tempo e quindi preferisco che questa parte vada in background senza andare ad impattare. Ecco, vedete che lui è partito. Io adesso uso un'altra delle caratteristiche di VirtualBox, vedete, allargo un pochetto la finestra, diciamo più o meno una risoluzione del genere. Tenete conto che qui tutta la risoluzione è 2880x1800, quindi è molto elevata la risoluzione. Io ne prendo un po' meno e poi faccio una cosa del genere, Scaled Mode. E vedete che sembra non essere cambiato niente, però se io faccio così e poi l'allargo, vedete che si ingrandisce in proporzione, cioè in modalità appunto, come si potrebbe dire, scalata. Ok? Adesso questo lo lasciamo un attimo qua. Cominciamo quindi con il vedere l'esercizio che avevamo lasciato la volta scorsa. Allora, l'esercizio della volta scorsa era in realtà molto semplice, chiedeva di realizzare un albero di directory, peraltro semplice, vedete, sotto directory, realizzato in questa maniera. Poi diceva di creare in C un file chiamato pipo.txt e poi spostarsi in A, quindi con i comandi cd, e poi da A scrivere il comando per copiare il file che c'è in C, copiarlo in D, quindi senza essere in C. Sia con percorsi, cioè path relativi, vi ricordo che il path relativo è quello che non inizia con lo slash, sia con i path assoluti, cioè quelli che iniziano con lo slash. Ok? Quindi allora diciamo che possiamo procedere. Andiamo qua. Ora, come facciamo a realizzare una cosa del genere? Vi ho detto che ne avrei approfittato per mostrarvi in funzione il Macintosh. Allora, vedete che qui noi abbiamo quello che si chiama Finder. Ok? Se ci fate caso, qui sopra, questa è un'eredità del vecchio Macintosh perché il vecchio sistema operativo del Macintosh non era multitask, aveva un sistema chiamato Finder e questo è rimasto per ragioni di compatibilità. Difficilmente l'avrete visto quello vecchio, però magari può darsi. E quindi noi abbiamo questi, ovviamente, e poi abbiamo il terminale.
Ok? Allora, innanzitutto vediamo dov'è il terminale, perché se voi avete l'installazione standard e voi avete il Macintosh, avete l'installazione standard, qui non avete l'icona del terminale. Ora, come fate a vedere l'icona del terminale? Andate in Applicazioni, Applications, poi andate in giù e vedete che a un certo punto c'è Utilities, eccolo qua, e dentro Utilities c'è Terminal.app. Ok? Quindi voi o fate partire di qua il terminale, oppure ancora più comodamente trascinate quest'icona qui nella barra, come ho fatto io, e poi lo lanciate da lì, che ovviamente è più semplice. Ok? Bene, adesso qui noi abbiamo lanciato il nostro terminale. Se volete un po' ingrandirlo perché è troppo piccolo, fate Command più e lui si ingrandisce il giusto. Ora, due parole molto brevemente su che cos'è un terminale, perché la volta scorsa abbiamo visto anche abbastanza approfonditamente come utilizzare il terminale, però approfitto del fatto che questo terminale è un pochino diverso da quello che c'è sotto Linux, in realtà ovviamente quasi uguale. Per darvi insomma, due informazioni su perché esistono questi terminali, perché mi aspetto che molti di voi semplicemente non abbiano mai visto questo tipo di terminali, o se l'hanno visto in modo molto approssimato. Okay? Allora, tenete conto che i terminali nascono moltissimi anni fa, quando queste interfacce grafiche semplicemente non esistevano. Vi ricordo che le interfacce grafiche sono nate, diciamo, all'inizio degli anni 80. Diciamo, per iniziativa di laboratori di ricerca a Palo Alto, se non ricordo male. E dopodiché, la prima azienda che utilizzò effettivamente questo tipo di interfaccia su computer commerciali fu effettivamente la Apple. Okay? Io ricordo nei primi anni 80, credo che fosse l'83, qui a Torino c'era una specie insomma, una fiera della tecnologia, adesso non ricordo esattamente il nome. Io ricordo che c'ero andato e avevo visto il primo Macintosh, uno dei primi Macintosh in azione con la sua interfaccia grafica e con il suo mouse. Dopodiché, negli anni 90, anche la Microsoft cominciò ad utilizzare pesantemente, cominciò a implementare l'interfaccia grafica, e da allora, ovviamente, le interfacce grafiche si sono diffuse in modo assolutamente totale. Ok? Bene, allora. Tanti anni fa, ovviamente i computer erano innanzitutto enormi, quindi per esempio necessitavano di un'intera stanza, e inoltre non avevano alcun tipo di interfaccia grafica. Okay? Allora, come si faceva a controllare un calcolatore? Beh, si poteva andare direttamente nella stanza e lì effettuare delle operazioni, diciamo, quasi meccaniche sul computer stesso, però emerse subito la necessità di poterlo controllare da remoto. Okay? Perché naturalmente era scomodo, molto scomodo. Inoltre, potendolo controllare da remoto, si poteva anche controllare in modo differente. Okay? Per effettuare questa cosa, venne utilizzato qualcosa che in effetti veniva già utilizzato, che era la telescrivente. Forse qualcuno di voi l'avrà già sentita nominare. La telescrivente era un sistema per gestire, diciamo, per mandare messaggi. Se non ricordo male, in codice Morse, quindi tramite il telegrafo sostanzialmente, però in modo automatico. Per cui voi avevate una tastiera, scrivevate sulla tastiera e poi dall'altra parte c'era una stampante che scriveva il risultato. E quindi voi scrivevate e dall'altra parte chi vi rispondeva scriveva una specie di chat ante litteram. Okay? Ora, ovviamente le telescriventi erano presenti da moltissimo tempo, credo circa un secolo. Da adesso, anche di più forse, e quindi venne utilizzato questo sistema. Siccome telescrivente in inglese si chiama teletype, qui noi abbiamo esattamente questo, cioè un terminale. Okay? Adesso vedete, se voi date il comando TTY, TTY sta appunto per teletype e vi dice che voi siete agganciati a questo terminale. Questa è una directory per indicare i devices, ma questo è un dettaglio. E questo è il terminale. Okay. Adesso nel frattempo Linux sarà partito correttamente, perché io adesso devo anche lanciare le installazioni, quindi ne approfitto. Abbiate pazienza, ma è l'unico modo per riuscire a fare tutto, perché il mio scopo, come avrete visto, è di realizzare il tutto, per così dire, in piano sequenza, perché in questo modo voi avete la possibilità di realizzare, poi fare le stesse cose che ho fatto io. E avete la garanzia che quello che se voi fate quello che faccio io ottenete gli stessi risultati, salvo ovviamente sempre
errori ed omissioni, però in generale avete una buona garanzia. Se uno effettuasse, realizzasse un filmato montato, chiaramente ci potrebbero essere dei problemi perché gli errori saltano fuori nei film più famosi, figuriamoci in un filmato realizzato da me. Allora, terminal. Benissimo. Ecco, vedete, noi qui adesso abbiamo il nostro terminale. Vi ricordo che se volete ingrandire questo terminale potete fare CTRL più anziché COMMAND più, ma sostanzialmente è la stessa cosa, se ingrandiamolo di uno. Ecco, adesso se voi date il comando W, che significa WHO, cioè chi, vi dice che anche qui ci sono dei terminali, in particolar modo questo qui, questo 2.0 significa la console, e questo è il terminale. In sostanza voi siete attaccati, logicamente, a una telescrivente, una teletype, che è agganciata alla console. La console è il computer stesso, ok? Però voi vedete che ci sono anche dei comandi curiosi in Unix, per esempio questo, che qua non funziona ma dall'altra parte sì, dipende un po' dai dialetti di Unix, e ce n'è anche un altro che si chiama PS, noi non l'abbiamo visto, vedete che serve a vedere quali processi sono in funzione, vedete che qui c'è scritto PTS, ok? Se io faccio man PTS, la pagina manuale si chiama man, appunto, vedete che lui mi dice cosa sono i PTS, mi dice pseudo terminal. Okay? Quindi questo è, lasciamo perdere i dettagli, questi sono degli pseudo terminali. Perché pseudo terminali? Perché il terminale di una volta era a tutti gli effetti una telescrivente, mentre questo naturalmente è uno pseudo terminale. Poi nel corso degli anni gli pseudo terminali, cioè scusate, le telescriventi vennero rimpiazzate dai terminali veri e propri, erano delle specie di televisori sovente a fosfori verdi con una tastiera a parte, a me io l'ho usati per alcuni anni. E erano un po' particolari, un fascino del passato, e ormai ovviamente non si usano più, però è rimasto il concetto di terminale perché il fatto è che la configurazione del calcolatore risulta molto più facile e più efficace tramite il terminale. Le interfacce grafiche sono molto più comode, ma soltanto se uno deve eseguire delle operazioni tipicamente non particolarmente ripetitive. Se uno deve eseguire delle operazioni ripetitive, molto spesso sono più comodi gli shortcut da tastiera, cioè usare una tastiera, paradossalmente. Allora, mentre io termino, quindi diciamo che qui era soltanto per darvi un'introduzione, insomma, per farvi capire da dove arrivano questi terminali che altrimenti sembrerebbero così strani, ok? Quindi sono tuttora presenti e sono assolutamente fondamentali per chiunque usi il calcolatore, per questo che io ho insistito un po'. Allora, volevo però nel frattempo, mentre procediamo col resto, procedere con le installazioni. Allora, una delle cose che dovrei installare è un programma che si chiama GIMP o GIMP, che è un programma che serve per trattare le immagini. Ecco, vedete, questo è un problema che capita perché secondo me sta tentando di scaricare gli aggiornamenti. Ma adesso lo risolviamo in modo non particolarmente elegante, però procediamo in questa maniera, facciamo restart. Purtroppo la cosa non è elegantissima. Ok, allora, però noi per fortuna da fare ne abbiamo. Allora, la prima cosa da fare dunque era realizzare svolgere l'esercizio. Bene, allora, adesso non vedete che io, se do il comando pwd, mi mette in user mode, cioè nella mia home, ok? Dal momento che il mio utente si chiama Monto. Allora, per realizzare questo albero di directory, io direi di andare sul desktop, perché andando sul desktop è più facile da vedere, okay? Possiamo anche visualizzarlo appunto con il Finder. Notate che sotto Windows il Finder prende nome di Explorer, da non confondere con l'Internet Explorer. Scusate un attimo, sì, questo sta partendo. Quindi, allora, andiamo sul desktop, quindi CD Desktop. E vedete che noi qui abbiamo esattamente gli stessi file. Se io metto le due opzioni su linea di comando che sono meno LA, dove L sta per visualizzazione lunga e A sta per tutto, vedete che lui mi fa vedere tutta una serie di cose. Ok? Quindi cominciamo con il realizzare la prima directory, che era la directory A. Ok? Vedete che è comparsa immediatamente la directory. Adesso noi andiamo in A e facciamo mkdir B. E poi anche mkdir C. Ok? Perché vedete che qui noi vedete avevamo A con dentro B e con dentro C. Bene, adesso
L'esercizio diceva che dentro C noi dobbiamo fare ancora un'altra directory D. Allora noi potremmo fare cdc e poi mkdird, ma noi potremmo anche fare una cosa del genere sfruttando un path relativo. Facciamo C così, ok? E quindi la directory C già c'è e poi ci scriviamo D. E buon, fatto. In questo modo abbiamo realizzato questa directory senza spostarci. Se noi apriamo, vedete che è qui correttamente. Bene, a questo punto noi siamo in A e quindi siamo nella posizione corretta per creare, insomma, per fare quello che noi vogliamo. Però la prima cosa che dobbiamo fare ancora è realizzare il file. Quindi vado dentro B. Scusate un attimo, io vado a vedere, sì, questo è ripartito. Allora, test. Ah, vi ricordo naturalmente che qui l'utente, poi anche quando avrete a disposizione la macchina virtuale, l'utente si chiama test e la password si chiama test, una cosa che naturalmente va, diciamo, a cozzare con le più banali norme di sicurezza, però ovviamente questo è solamente un ambiente di test e quindi se lo volete usare per motivi, perché naturalmente nessuno vi vieta di poi usare questa macchina virtuale per realizzare programmi o anche per navigare su internet, per fare quello che volete. La prima cosa che dovete fare è cambiare la password, ok? Cambiare la password, tra l'altro potete farlo, adesso vi faccio anche vedere come fare. Allora, c'è anche il sistema grafico, ma si fa molto prima con il sistema, no? Allora vedete che c'è un comando che si chiama passwd e vedete che dovete inserire la password attuale che è test e poi vi chiederà la password nuova, ve la chiede due volte per massima. Ah, scusate un attimo, eccolo qua. Va bene. Ok, quindi qui ci siamo. Allora, stavo dicendo che volevo, vediamo se c'è ancora nell'history. Sì, vedete, c'è ancora nell'history. Vediamo se sono riuscito. Ok, adesso sembrerebbe andare. Bene, così lui nel frattempo gestisce l'inst. Eccolo qua, vedete il motivo per cui. Vedete qua, mi dice updated software is available for this computer. Sostanzialmente stava effettuando un controllo per vedere se c'erano degli update da installare. Ora io qua non li installo perché vedete sono 360 mega, rallenterebbe tutto moltissimo, a noi non serve e come se non bastasse non voglio che la macchina virtuale diventi troppo grande perché se supera i 4 giga poi diventa difficile copiarla. Quindi remind me later e poi vedremo. Ora questo lo lasciamo installare, andiamo qua. Allora vi stavo dicendo, noi siamo dentro a B. E quindi dobbiamo costruire il file pippo.txt. Allora, come editor ce ne sono molti, i sistemisti di solito usano un editor che si chiama VI, però in questo caso usiamo quest'altro che è più confortevole, pippo.txt. Qui scriviamo prova di scrittura, punto. Poi salviamo, vedete che qui sotto ci sono tutta una serie di shortcut, questo significa Ctrl X, quindi noi schiacciamo Ctrl X, mi dice voglio salvare, sì, yes, pippo.txt, sì, perfetto. Allora vedete che se io adesso faccio ls-a, il file.pippo.txt esiste ed è di 20 byte. Ok? Allora se io faccio cat pippo.txt mi viene fuori questo, che okay? Quindi è ovviamente molto semplice. Scusate, vado ancora. Sì, qui ha finito, quindi procedo con un altro pezzo di installazione. Allora, siccome noi per Python useremo un paio di librerie che non sono normalmente installate, le devo installare. Però per installarle ho bisogno di installare prima un gestore di librerie. Allora, e questo gestore di librerie si chiama, allora, vedete Python 3 perché useremo la versione 3 di Python. Si chiama pip sostanzialmente. Quindi la prima cosa che devo fare è installare questo gestore di librerie. Adesso lui procede. Bene, quindi vedete che noi abbiamo realizzato questo file. Adesso per completare l'esercizio andiamo in A. Allora, in A ci andiamo per una volta con un path assoluto. Allora io faccio cd, poi scrivo users. Notate che io ho messo la U maiuscola. Adesso provo a fare tab e vedete che lui me lo espande. Poi scrivo M, provo ad espanderlo, va bene. Poi scrivo D maiuscolo e provo ad espanderlo. Non è successo niente. Allora, se io premo di nuovo tab, lui mi fornisce le possibilità, un po' come nei sistemi che vengono usati nei cellulari. Allora io aggiungo una E la E vedete che mi risolve il problema perché le altre sono delle O. Quindi io faccio tab e a questo punto ci sono.
E quindi sono lì. Poi mi sto ancora A e sono esattamente nel posto dove volevo andare. In realtà si faceva prima con un'altra maniera, ma bastava usare un CD. Però, punto punto, però vogliamo provare così. Scusate, io continuo sempre a controllare. Vedete che lui sta installando questo oggetto, mi chiede se voglio essere sicuro di far ripartire alcuni servizi. Quali sono questi servizi in particolar modo? E il web server, perché se vi ricordate, avevamo terminato installando un web server, anche se ovviamente l'abbiamo appena appena visto, però lasciamolo lì al loro posto. Quindi qui va bene. A posto. Vedete, servizi ripartiti correttamente. Ah, vi ricordo anche che di Linux ci sono anche delle versioni in italiano. Io vi sconsiglio molto caldamente di installarle perché le traduzioni non sono mai eccezionali e io vi consiglio di tenervi la versione in inglese che è molto più comoda. Io ingrandisco leggermente questo. Allora, continuiamo con l'installazione. A questo punto io devo installare le librerie che mi servono, quindi non mi serve più sudo. Allora, la prima libreria si chiama OlioBase. Questa serve per gestire i numeri binari. E non solo, però diciamo che è quello che ci serve adesso. Bene, poi ne dobbiamo installare un'altra che si chiama matplotlib. Come potete capire, serve a fare disegni matematici, insomma, plottare grafici, eccetera, perché ci servirà nella prossima puntata. Ok, adesso questa ci impiega un po' più di tempo. Andiamo avanti. Quindi, in sostanza, siamo andati in A e a questo punto dobbiamo realizzare l'ultima parte dell'esercizio che consiste nel copiare pippo.txt. Vi ricordo che pippo.txt è... scusate. Pippo.txt... Sì, era dentro la B, scusate. Perfetto. Sì, in realtà... Vabbè, abbiamo fatto dentro a B, avrebbe dovuto essere dentro a C, ma comunque cambia niente. Bene, allora, quindi copiamolo da B. Quindi noi facciamo CP, usiamo un path relativo, quindi B, pippo.txt, a posto. Anzi, meglio ancora, così è un pochino più complicato. Siccome lo dobbiamo copiare in D, facciamo C, tab, D, tab, e siamo a posto. Ok? Adesso se noi andiamo qua, facciamo così, così, e vedete che c'è pippo.txt al suo posto. Va bene? Adesso vogliamo fare la stessa cosa, quindi tanto per cominciare cancelliamo il pippo.txt che c'è in D. Allora, rm c d pippo.txt, notate l'uso dei tab. Bene, e quindi a questo punto... Io prima di tutto faccio ok, scusate ancora un attimo, installiamo l'altra libreria. Questa è una libreria per il calcolo scientifico sostanzialmente, perché Python è estremamente versato sul calcolo scientifico. In realtà Python si appoggia molto spesso a librerie scritte in C, però il risultato è che è molto comodo da usare. Bene. Ok. Bene, quindi con questo, non appena questo sarà terminato, avremo installato tutto quello che ci serve. Bene. Allora, no, cosa è successo? Vedete, come vi dicevo, ci sono sempre dei problemi in agguato. Potrebbe essere un problema di connessione, perché vedete che c'è scritto read timeout. Ok? Quindi in questi casi uno ci può riprovare. Notate che qui io ho un sistema di controllo, vedete, che mi sta facendo il download a 1,2 MB al secondo e contemporaneamente mi sta facendo l'upload a circa 20K al secondo. Quindi vuol dire, vedete, adesso in questo momento ha terminato di fare, vedete che ha funzionato, secondo tentativo ha funzionato. L'informatica è quasi esatta, ok? Quasi. Per vostra curiosità, vedete che qui ho tutta una serie di sensori che ci sono anche sotto Linux. E vedete, questo è il consumo di corrente
che stiamo usando in questo momento, circa 50 watt, di solito è molto meno, però in questo momento noi stiamo usando la webcam, stiamo usando il microfono e poi stiamo anche soprattutto effettuando la registrazione. Notate che la registrazione è un grosso problema perché noi abbiamo una risoluzione nominale che è il monitor 2880x1800, ma stiamo registrando il file a 1920x1080, quindi dobbiamo fare un resize al volo istantaneamente del tutto. E quindi questo spiega perché la CPU, vedete che c'è un certo quantitativo di CPU, vedete il 40% usato da OBS, che è il software open source che io adopero per fare le registrazioni. Quindi vedete, l'installazione ha funzionato, quindi dovremmo avere tutto. Completiamo solo l'esercizio. Allora, scusate, eccoci qua. Quindi allora io adesso voglio fare ancora una copia, però con il percorso assoluto. Quindi faccio users, vedete che io ho sbagliato, ho scritto la U minuscola, poi ho fatto tab e lui mi ha preso USR, che ovviamente non è quello che io volevo. Allora, users, montru, desktop, b, no, scusate, come non detto, a, b, pippo.txt, ok? E poi l'altro path assoluto, che in effetti si ripete, però ormai lo dobbiamo fare, quindi a, c, d, ok? Quindi se noi adesso vedete che qui noi abbiamo pippo.txt e dentro di noi abbiamo pippo.txt. Ok? Ora, diciamo che questa directory in realtà non ci serve più. Ok? Quindi noi siamo sempre in A, torniamo indietro di 1 e vogliamo cancellare questa directory A perché sostanzialmente non ci serve più a niente. Allora, come potremmo fare? Vedete, andiamo qua, facciamo tasto destro. E poi facciamo move to trash. Vi ricordo che fare move to trash significa, non significa cancellarlo, significa cambiargli nome e mettere il file, il nuovo file in una apposita directory, per quello che poi è possibile recuperare dal cestino, perché altrimenti, e in effetti è un cestino, no? Se voi buttate via un foglio di carta lo mettete nel cestino, non è che lo state polverizzando, lo avete messo in un cestino. Invece io posso, per così dire, distruggerlo. Allora, per distruggerlo, in modo tale da non poterlo più recuperare, anche se non è completamente vero neanche questo, posso usare il comando rm. Ok? Quindi io qui ho, vedete che ho una serie di cose, se io faccio rma potrebbe cancellarmelo, però vedete mi dice no, è una directory. Ok? Allora io potrei fare rm dir a, però anche qui mi dice no, non posso perché la directory non è vuota. Però io sono testone, voglio assolutamente cancellare tutto. Allora faccio una cosa del genere. Vedete, gli ho messo due parametri su linea di comando, due opzioni. Questa R sta per ricorsivo, quindi cancella anche nelle sottodirectory, e F sta per force, cioè vai giù, cancella tutto. Ok? Vedete che la A qui è sparita e qui mi ha aggiornato anche il contenuto della finestra, perché effettivamente quella directory A è sparita. Ok? Bene, con ciò l'esercizio l'abbiamo completato. Bene, allora volevo ancora farvi vedere una cosa interessante, cioè abbastanza utile. Ah, ecco, quindi qui abbiamo terminato tutto. Sì, direi che qua ci siamo. Allora, qua cominciamo con il preparare anche il resto. Quindi la prima cosa che dobbiamo fare è far partire Firefox, perché voglio avere in contemporanea anche Snap. Tra l'altro, proprio nel periodo tra la registrazione della prima puntata e questa puntata è uscita la versione 5 di Snap, che peraltro non ha grandi differenze, per cui, giusto così per prova, proviamo a usarla. Okay? E mentre la volta scorsa avevo suggerito di lanciarla, di scaricare tutto in locale, lanciarla da locale perché è più veloce, ha un sacco di vantaggi, qui proviamo a lanciarla da rete. Quindi adesso noi stiamo usando Snap, però attenzione, non funzionerebbe se noi non avessimo la rete. Ora, giusto per vostra curiosità, vedete che dentro Control adesso è comparsa una voce che è for, che prima non c'era. Okay? Però per il resto non ci sono particolari differenze. Nulla di che, ok? Quindi a questo punto io questo l'abbasso un pochino, prendo quest'altro terminale. Allora, io qui voglio
allargare per bene questo terminale. Allora, vedete che me lo tengo di 89, scusate, 80 caratteri in larghezza, quindi lo allargo ancora un pochino. Ecco, 80, perfetto. Poi lo metto qui, magari lo riduco leggermente. No, vabbè, lasciamolo così. Ok? E poi ne realizzo un altro. Qui facciamo CTRL più, così ne abbiamo due, per modo tale da far vedere sia il C che il Python in contemporanea. Ok? Bene, quindi per il momento direi che siamo a posto. Quindi, sostanzialmente. Ah sì, volevo mostrarvi una cosa. Allora, andiamo su questo, eccolo qui quello che volevo mostrarvi. Allora, questa è una chiavetta USB normalissima, però ha una particolarità, vedete che ha doppio standard, che adesso cominciano a essere diffuse, USB e USB-C, quindi USB 3 e USB-C. È molto comoda perché i computer moderni hanno quasi tutti l'USB-C. Ora, proviamo a infilare la chiavetta USB per vedere che cosa succede a livello di sistema operativo. Allora, un attimo solo. Fare attenzione a non fare pasticci. Ecco qua. Ok, inserita la chiavetta. Ecco qua, vedete che lui ha riconosciuta e qui c'è il contenuto della chiavetta. Oppure, se voglio, naturalmente posso andare qua. Va bene, però fin qui niente di che. Ma io la voglio vedere questa chiavetta dal terminale. Ok? Allora, io sono sempre qua, vi ho detto che sotto Unix, vi ricordo che il Macintosh, il Mac OS X, è uno Unix a tutti gli effetti, è un dialetto di Unix, per così dire, perché gli Unix sono tutti lievemente diversi gli uni dagli altri, addirittura ci sono delle differenze tra diverse distribuzioni di Linux, però sono dialetti, quindi diciamo che se uno, sono dialetti non molto differenti, è come se uno in Piemonte andasse a Torino e poi ad Alessandria. Sì, è vero, ci sono un sacco di parole diverse, però tutto sommato ci si capisce, ok? E qui più o meno è la stessa cosa. Allora, vogliamo capire dove è stata montata la chiavetta, ok? Vedete che se io do il comando mount, lui mi dice che la chiavetta è questa qui. Questo è il nome del dispositivo, non stiamo a sindacare, e questo è dove è montata, cioè sulla parte dell'albero in cui è montata. Se io faccio cd volumes 32 GB, sono sulla chiavetta a tutti gli effetti. Ok? Bene, adesso questa era solo una prova molto veloce. Voglio provare a smontare questa chiavetta. Ok? Allora, così come c'è il comando mount, c'è anche il comando amount. Ok? Quindi proviamolo, vediamo se funziona. Vedete che lui mi dice operation not permitted. Allora uno potrebbe dire, vabbè, magari perché non sono root. Okay? Non sono l'amministratore. E allora facciamo sudo, come abbiamo già visto, molte altre cose. Lui mi chiede la password. E no, mi dice resource busy. Beh, però io qui ci sono seduto sulla chiavetta e quindi è come se io volessi togliere la sedia mentre sono seduto sopra. Allora ne facciamo cd, così lui mi porta nella mia home e proviamo a ridare il comando. Niente da fare. Notate che non mi ha più chiesto la password perché diciamo, la prende per buona. Però mi dà un suggerimento. Ok, notate che sotto Linux avrebbe funzionato. Io faccio command C, command V, ok? E poi faccio volumes 32 giga. Vedete che questa volta ha funzionato. Vedete che mi ha cancellato la finestra e mi ha anche tolto l'icona. Ok? Quindi sostanzialmente funziona. Ok? Poi adesso vedremo la stessa cosa anche da Linux. Quindi andiamo quindi su Linux. Eccolo qua. Perfetto. Allora, la prima cosa che dobbiamo fare è procurarci il materiale degli esercizi, perché fino adesso nelle prime due puntate gli esercizi erano sostanzialmente dei file che in realtà venivano scritti sul momento, realizzati sul momento, ma qui ovviamente non abbiamo la possibilità di farlo. Per cui, come vi ho fatto notare prima, io qui ho un file che contiene tutto quello che ci serve. Ok?
Ora, però, questo modello di rete, vi ricordo che VirtualBox ha un suo modello di rete perché queste sono macchine virtuali, permette alla macchina virtuale di parlare con il suo host, ma non permette il contrario, a meno di fare una cosa che si chiama port forwarding, che però lasciamo perdere. Okay? Quindi io in teoria, per riuscire a prendere questo file e portarlo qua, lo dovrei prendere di qua e portarlo in là. Come potrei fare? Ma per esempio con una chiavetta, adesso vedremo come, oppure con quella directory condivisa, quello l'abbiamo già visto, oppure addirittura se installate e tutto funziona correttamente, potete addirittura fare drag and drop, cioè prendere l'icona e trascinarla. Però io adesso voglio farvi vedere un sistema un po' più raffinato, no? Perché quello è più facile, però qui siamo qua per imparare delle cose. Ora, che cosa voglio fare io? Voglio provare quindi a contattare dalla macchina virtuale l'host, perché il contrario non lo potrei fare. Ok? Allora, la prima cosa che devo fare è essere sicuro che il Macintosh mi risponda all'SSH, perché se non mi risponde all'SSH, siamo panati. Ok? Allora, come posso fare a vedere una cosa del genere? Vedete, qui stiamo vedendo cose un po' più di, per così dire, di sistema. Ok? Allora, qui c'è una voce sharing. Poi qui è bloccato in realtà perché naturalmente serve a impedire modifiche accidentali. Vedete che qua c'è scritto remote login. Allora, cosa vuol dire remote login? Significa che se io adesso questo lo prendo, lo sposto un po' più in là, ok? E poi faccio SSH. Ah già, naturalmente abbiamo bisogno di sapere qual è l'indirizzo IP del Macintosh. Allora, qua mi dice, oh, scusate, vediamo un po', eccolo qua. Vedete, qua ci sono moltissime interfacce di rete, vedete tantissime, sono interfacce di solito virtuali, legate al fatto che i computer moderni hanno quasi tutti la presa USB-C e quindi l'adattatore di rete viene montato direttamente sulla presa USB-C, quindi insomma questi adattatori crescono come i funghi. Comunque questo è l'indirizzo. 130.192 è il prefisso del Politecnico, forse avevo già detto la volta scorsa. Ok, quindi quello che ci interessa è questo 559. E lo andiamo a mettere qua. Ok. Così ce lo teniamo lì da parte. Ok. Bene. Allora, quindi qui che cosa proviamo a fare? Beh, proviamo, vedete che qua c'è scritto remote login e c'è il segno di spunta. Quindi se vedete che qua c'è scritto remote login on to log in to this computer remotely, magari non si vede nel filmato, ingrandisco un po'. To login to this computer remotely type SSH montru. Ok, questo è il nome registrato. Bene, allora proviamoci. SSH montru. L'indirizzo IP, il nome ce l'abbiamo, ma fino a un certo punto, quindi procediamo con l'indirizzo così non andiamo sul sicuro. Era 159. Allora lui mi dice: ma siamo sicuri che sia? Ma sì, siamo sicuri. Ok? Adesso io metto la mia password e vedete che ci sono e come vi avevo già fatto vedere ha funzionato, ok? Ha funzionato correttamente. Però come faccio a trasferire il file? Non posso. Allora qui usciamo di qua, ricordo che si fa exit oppure logout oppure io qui ho fatto Ctrl D, però proviamo a vedere che cosa succede se io tolgo questo segno di spunta, ok? E off, poi lo blocchiamo e adesso ci riproviamo. Vedete che adesso non funziona più, sostanzialmente. Ok? Quindi adesso questo lo fermiamo, se no qui non ne usciamo più. Sblocchiamo questo. Ha bisogno della certificazione. E poi facciamo così. A questo punto dovrebbe funzionare di nuovo. Ok? A posto. Però, come vi dicevo, non ci basta perché con l'SSH è una connessione remota. Ok? SSH sta per Secure Shell, quindi è una connessione remota sicura e diciamo che è una delle cose più sicure che c'è nell'informatica oggigiorno, l'SSH. Bene, allora noi facciamo Ctrl D, però io avrei bisogno di trasferire i file, questo non ci serve più. Avrei bisogno di trasferire i file perché io voglio collegarmi al computer, host, al Macintosh e copiare questo file. Ora, per trasferire i file si usa un protocollo che si chiama FTP.
FTP sta per File Transfer Protocol, ok? Guardate che qui, FTP, ok? Funziona, però non è quello che, perché tutta una serie di motivi, che, soprattutto per ragioni di sicurezza, l'FTP è stato disabilitato. Esiste però l'SFTP, che utilizza la stessa struttura dell'SSH, quindi S sta per Secure File Transfer Protocol, uguale. Quindi se avete l'SSH, diciamo che se sul Macintosh c'è il server SSH, c'è anche il server SFTP, perché in effetti è la stessa cosa. Quindi io faccio montru, anzi facciamo così, recuperiamo l'history, così è più comodo, e qui scriviamo FTP. Ok? A questo punto mettiamo di nuovo la solita password e vedete che qui dove sono io? Sono nella mia home. Ok? Perché lui si connette nella mia home. Ora, il problema è questo, adesso è una cosa importante. Allora, noi qui abbiamo un programma che si sta connettendo a un'altra macchina. Allora, lui è qui, noi abbiamo lanciato qua l'SFTP e questa è lo cosiddetto locale, nel senso che è locale sulla macchina Linux. Il remoto è la macchina Mac, ok? Quindi se noi facciamo ls del remoto, ok? Se vogliamo fare l'ls del locale, gli premettiamo, vedete, un punto esclamativo, ok? Quindi questo è l'ls del locale, ok? Attenzione che locale e remoto dipendono da chi ha lanciato l'SFTP, perché se io l'SFTP l'avessi lanciato dalla macchina Mac, sulla macchina Linux, il locale sarebbe stato il Macintosh e il remoto sarebbe stato il Linux. Ma perché non l'ho fatto? Non l'ho fatto perché io non posso, in quanto la macchina Linux non mi risponderebbe a causa del modello di memoria di VirtualBox, ma questi per modo di dire sono dettagli, ok? Ora, quindi io voglio andare all'interno del desktop perché è il file che voglio prendere sul desktop. E inoltre voglio trasportare il file sulla macchina Linux di nuovo sul desktop. Quindi allora, se noi facciamo cd desktop, ci stiamo muovendo su quale spazio? Ci stiamo muovendo sullo spazio remoto, ok? Quindi adesso vedete che il file c'è, però io voglio spostarmi anche in locale e ho bisogno di un comando che si chiama lcd, che sta per local cd, che sarebbe l'equivalente di un punto esclamativo cd, e io faccio desktop. Ok? Adesso vedete, se io faccio ls, mi dice che sono qua, cioè sul desktop del Macintosh. Se io faccio punto esclamativo ls, mi dice che sono sul desktop della macchina Linux. Perfetto. A questo punto devo soltanto prendere il file. L'SFTP ha attivato una connessione, questa connessione è bidirezionale, cioè io posso prendere delle cose dal remoto, quindi dal Mac, vi ricordo che è sempre bidirezionale, dal Mac a Linux oppure da Linux a Mac, a piacer mio, ok? Per esempio, io voglio prendere appunto il materiale per il corso di azzeramento. Allora, per prendere dei dati da remoto e portarli in locale, uso il comando get, quindi prendi, ok? Vedete, io solo ho schiacciato M, poi tab perché lui l'ha riconosciuto. Ok, adesso vedete che lui lo sta scaricando via rete e l'ha scaricato. Se io volessi invece copiare qualcosa da Linux sul Mac, lo potrei fare sempre usando la stessa connessione, però dovrei usare un altro comando che è put. Proviamoci. Allora, vedete che io qui ho dei tab, quindi sono per esempio dove sono? Sono qua, vado sul mio desktop, creiamo un file, giusto un file da trasportare. Allora, per creare un file si usa un comando che è touch, ok? Io faccio touch pippo, notate che all'interno di pippo non c'è assolutamente niente e se io faccio ls-la vedete che pippo è di 0 byte, quindi è un file molto virtuale. Ora abbiamo un file a disposizione, ok? Tant'è che se io faccio ls col punto esclamativo vedete che adesso c'è pippo. Quindi io posso fare put pippo, ok? A questo punto lui me lo sposta e l'avrà messo qui, eccolo lì, vedete? Eccolo qua, vedete? Non ha estensione, non ha nulla, è un file di nessun conto, però giusto per farvi vedere come funziona questo meccanismo. Ok? Quindi in sostanza noi cosa abbiamo fatto? Siamo andati a prendere il materiale direttamente dall'altra macchina via rete. Notate che questo SFTP funziona con qualunque macchina su internet. L'unica cosa è che deve avere un server SSH e voi ovviamente dovete avere un account per utilizzarlo, quindi non è così scontato. Però l'FTP in generale è un protocollo estremamente comune. Quindi noi possiamo uscire, facciamo bye e siamo usciti. Dopodiché facciamo cd, siamo sulla home, andiamo sul desktop.
A posto, il pippo possiamo toglierlo, tanto non ci serve niente. E questo è il file zip. Come facciamo a scompattarlo? Facciamo unzip, materiale, e vedete che lui provvede a scompattarlo. E a questo punto abbiamo anche una directory, vedete che i colori indicano delle cose diverse. E quindi noi facciamo cd materiale e siamo all'interno della directory. Ok? Poi facciamo la stessa cosa anche dall'altra parte, perché io voglio avere due tab, sia una per IC e una per Python. Quindi sì, ci sono già, cd materiale, eccolo qua, e quindi siamo a posto. Bene, allora volevo ancora farvi vedere una cosa. Aspettate un attimo che qui forse, allora, questa qui, aspettate, qui ho fatto un po' di pasticci. Un po' di pasticci. Allora, questo andiamo a mettere da un'altra parte, tanto non ci serve niente. Poi questa anche lo mettiamo da un'altra parte e siamo a posto. Bene, allora, quello che volevo ancora farvi vedere, poi dopo possiamo iniziare a fare tutti gli altri vari esperimenti. Quello che volevo farvi ancora vedere è che cosa succede mettendo la chiavetta sotto Linux, ok? Ora, questo è interessante dal mio punto di vista perché la chiavetta è ancora incastrata sul Macintosh. Adesso la tolgo meccanicamente, ok? Dopodiché la reinserisco. Ah, scusate, già che ci siamo, cancelliamo questo file pippo così teniamo tutto ordinato, ok? Vedete che lui me l'ha messo qui. Vedete che si chiama pippo. Però in realtà non esiste questo file perché dovrebbe essere. Allora, ls-la dovrebbe esserci qua il file. Dovrebbe essere qui da qualche parte. Ok? Eccolo qua, vedete, cd.trash.trash. Eccolo qua, vedete il file pippo? Non l'ha cancellato, l'ha spostato dentro una directory che si chiama .trash. Quindi, però, insomma, tant'è che se non lo vogliamo cancellare davvero, facciamo empty trash. Sì, siamo sicuri. E quindi qui se io adesso faccio di nuovo ls, vedete che lui mi dice che non c'è più niente, perché ovviamente l'ha cancellato. Ok? Questo era solo il meccanismo è lo stesso anche sotto Windows. Allora, vediamo il discorso della chiavetta. Io ho smontato la chiavetta, adesso la rimonto meccanicamente, cioè la incastro nuovamente nella presa USB-C e a questo punto lui la riconosce sul Macintosh. Eccola qui, vedete che l'ha riconosciuta. Quindi se io adesso faccio così, posso fare quello che desidero, questo l'abbiamo visto prima. Adesso la sganciamo perché io voglio agganciarla su Linux, cioè sulla macchina virtuale. Ok? Come faccio ad agganciarla sulla macchina virtuale? Beh, allora comincio con sganciarla qua. Ok? Notate che la chiavetta meccanicamente è ancora sul portatile, ovviamente, cioè non l'ho tolta. Ok? Devo trovare un modo per agganciarla qui dentro. Devo spiegargli che deve agganciare questa chiavetta. Allora io mi tolgo dalla modalità Scaled, giusto per un attimo, perché ho bisogno di accedere a questa barra qui sotto. Allora vedete che qui c'è il segno dell'USB. E qua in mezzo vedete che tra vari dispositivi c'è la chiavetta, ok? Quindi io faccio così e vedete che comincia a lampeggiare, vedete? Comincia a lampeggiare per indicare che la chiavetta USB è in funzione. Ora io adesso qui torno nella visualizzazione ingrandita, così è più comodo, ok? Se adesso io qua sposto questa cosa qua, vedete che mi è comparsa la chiavetta, ok? Allora, io però non la voglio vedere da lì, la voglio vedere, teniamola un po' scoperto così, la voglio vedere per esempio di qua, allora faccio mount e vedete che in mezzo a tutta una montagna di file system virtuali, alla fine di tutto, scusate, eccolo qua, vedete che qui c'è la mia chiavetta, vedete? Notate che il nome del device è molto diverso da quello che c'era sul Macintosh, però ovviamente la chiavetta è la stessa. Quindi se io faccio cd media test 32 giga, vedete che sono sulla chiavetta. Ok?
Ok? Adesso proviamo a fare come abbiamo fatto prima. Amount, media, test, via. Mi dice no, target is busy, ok? Però, come dicevo prima, è vero che ci siamo seduti sopra. Allora, facciamo così, CD, così non c'è più problema. Riproviamo. Ha funzionato, vedete? I due Unix sono un po' diversi e quindi qua è permesso fare questo tipo di operazione. Non è una gran differenza per la verità, però era giusto per farvi vedere che sono tutti e due Unix, ma sono lievemente diversi. Ok? Allora, diciamo che sto solo controllando di aver fatto un po' tutto. Bene, le installazioni le abbiamo fatte. Bene, bene. Bene. Ok. Allora, a questo punto io anticiperei la parte con il Raspberry, perché così riusciamo a gestirci meglio il tempo. Quindi adesso noi prendiamo questa macchina virtuale e la congeliamo. Vedete? Pause. La mettiamo in pausa. Vedete che diventa tutta grigia, ok? Non fa nessun problema, non genera nessun problema ed è a posto, ok? Ora, questo lo volevo fare una cosa del genere perché adesso invece facciamo una cosa un pochino più, per così dire, un po' più sportiva. Allora, questo lo prendiamo e la mettiamo qua, così non si danno fastidio. Questo lo mettiamo qua perché ci fa comodo. Ok? Benissimo. Allora, che cosa volevo farvi vedere? Volevo farvi vedere una cosa un po' particolare, perché fino adesso ne abbiamo visto sostanzialmente una macchina Windows 10, poi abbiamo visto VirtualBox con cui abbiamo caricato Windows 10 ed anche Linux a bordo. E poi adesso abbiamo visto un Macintosh. Notate che il processore con cui funziona sia questo computer qua sia l'altro è uguale, è lo stesso tipo di processore, non è lo stesso identico, ma è lo stesso tipo ed è un Intel, ok? Però al mondo non ci sono solo processori di questo tipo, anzi, a essere sinceri, la maggior parte dei processori è di un altro tipo, ok? In particolar modo, i processori più, diciamo, più diffusi al mondo sono quelli che sono sui cellulari, ok? Ma non sono solo sui cellulari, ci sono anche nelle lavatrici, nei televisori, negli apparati multimediali, nell'autoradio delle automobili, ovunque, ok? Ora, che tipo di processore c'è? Adesso andiamo qua. Allora, ecco qua, adesso questo, togliamo questo foglio che non ci serve più. Allora, che cosa vi vorrei farvi vedere? Vorrei farvi vedere questo oggettino, ok? Allora, questo oggettino è, vedete, Raspberry, lampone. Probabilmente alcuni di voi l'avranno sentito nominare. Io ne ho un certo numero perché li uso per le esercitazioni di altri corsi. Questo è una scatola nuova, ok? Vedete, questo è la schedina, vedete, è nuovo. Ora lo vediamo invece, ovviamente, in funzione, perché vederlo così nella scatola serve a poco. Questo oggetto costa circa 40 euro. Pochi giorni fa è uscita la versione 4, che è decisamente più potente, ha più memoria, più veloce, eccetera, eccetera. Però per i nostri scopi va benissimo. Allora, questa è lo stesso identico Raspberry, semplicemente diciamo messo dentro una scatoletta di plastica per renderlo più comodo da gestire, più robusto. Ok? Ora, qui avete l'attacco di rete, quindi vedete che questa è una porta di rete, queste sono quattro porte USB, poi andiamo sul lato, qui non c'è nulla, ok? Poi di qua si vede questa non è un SD e questo è l'hard disk del computer. Okay? Dopodiché su questo lato invece questo è l'HDMI a cui potete attaccare un monitor, questa è l'alimentazione, è un alimentatore da cellulare e questo è l'audio. Okay? Da questa parte l'abbiamo già visto. Okay? Attenzione che l'alimentatore nel Raspberry è un po' critico perché per motivi tecnici, a causa della caduta di tensione sul filo dell'alimentatore, potrebbe non bastare il classico 3 volt dell'USB. Insomma, a volte ci sono dei problemi, però diciamo che non dovremmo avercelo il problema. Okay? L'alimentatore che danno assieme ovviamente non ha questo problema. Ora, per
In più, vedete, quelli sono i processori, questi sono dei piccoli dissipatori che nell'altro non ci sono, e questo è un oggettino molto importante, vedete, sono dei pin sostanzialmente, ok? E sono chiamati GPIO, General Purpose Input Output. A cosa servono? Servono a collegare il Raspberry a tutta una serie di oggetti. Non so se qualcuno di voi avrà magari fatto delle prove con Arduino, beh, è molto simile. Questo, se vogliamo, è un suo parente più grande, ok? Molto più potente. Ora, qui dentro c'è un processore a 64 bit, ok? Con svariati core, ok? Quindi è come se ci fosse più di un processore. Praticamente questo oggetto ha il processore che c'è su un cellulare di ultima generazione, con potenze opportune. Allora, voi come potete utilizzarlo? Beh, innanzitutto dovete collegare l'alimentazione, ok? Questo è, come potete vedere, un normalissimo alimentatore da cellulare. Ok? Bene, poi potreste attaccargli il monitor e anche una tastiera con l'USB. Ok? Però noi qui non vogliamo fare questo tipo di esperimento, vogliamo invece attaccarlo in rete e collegarci direttamente dal Macintosh. Bene, allora lo colleghiamo in rete. Questo cavo di rete è un po' scassato, ma speriamo che funzioni lo stesso. Ok? Bene, quindi noi lo mettiamo lì. Poi dall'altra parte io stacco la presa di rete che va effettivamente su internet del mio ufficio e attacco il connettore del cavo, perché vedete che io questo cavo qui è un cavo unico, vedete? È semplicemente un cavo punto a punto, vedete? Un cavo unico, ok? Un tempo ci volevano i cavi cross, ma adesso non sono più, comunque non importa. Adesso io vado a mettere il cavo, vado a incastrarlo nella mia presa di rete, ok? Bene, a questo punto accendo. Accendere significa che collego l'alimentazione. Ok? Vedete che lui si è acceso e siccome è un computer, a tutti gli effetti dovrebbe partire. Adesso speriamo di riuscire a farlo funzionare. Sì, dovrebbe essere partito correttamente. Se ci fate caso. Allora, aspettate un momento che qui. Ok. Vedete? Queste sono le luci della rete, quindi sta colloquiando con il mio portatile. Ok? Bene, a questo punto cerchiamo di farlo funzionare. Ok? Ci togliamo di qua e andiamo qua. Ora, qui noi siamo sempre più o meno al solito posto. Ok? Vogliamo connetterci al Raspberry. Ok? Però non abbiamo a disposizione niente se non la rete. Ora, di cosa abbiamo bisogno? Abbiamo assolutamente bisogno di un protocollo per la connessione. Il protocollo in questo caso è l'SSH. Naturalmente il Raspberry quando arriva va configurato, qui ovviamente è già configurato, però io voglio solo farvi vedere, diciamo, il risultato. Okay? Quindi noi proviamo a collegarci. SSH, okay? Poi l'utente lì sopra si chiama PI, e vabbè, comunque questo è un dettaglio. E poi l'indirizzo l'ho impostato quando ho, diciamo, installato il sistema operativo. Lì sopra c'è un sistema operativo che si chiama Raspbian, che è sostanzialmente un derivato di Linux, ok? Per cui è un Linux a tutti gli effetti. Anche lì, come vi dicevo, un dialetto, quindi non è proprio la stessa cosa. 5.152, perché gli ho dato questo indirizzo, ok? Vedete che lui funziona. Adesso lui mi chiede la password. Allora, vediamo di inserirla giusta. Ok, ce l'ho fatta. Ok, vedete che mi sono collegato. Funziona esattamente come l'altro. Ok, se io do questo comando, per esempio, mi dice il tipo di Linux che c'è sopra. Ok, però la cosa interessante è che mi dice questa cosa qua, ARM. Quindi qui sopra non c'è un Intel, c'è un processore ARM, quindi questo significa che il sistema operativo Linux è in grado di funzionare su processori diversi senza fare una piega, ok? E in effetti, se ci pensate, Linux è sicuramente il sistema operativo più usato sul pianeta da questo punto di vista, perché voi, penso che voi sappiate, non tanto Linux quanto Unix, perché penso che tutti voi sappiate che siccome ormai i telefoni cellulari basati su Windows sono praticamente scomparsi, questo significa che quasi tutti i cellulari sono o Android, e Android è un derivato di Linux, oppure iOS, e iOS è
e anche lui uno Unix. Ok? Qui c'è ancora una cosa che adesso vi devo raccontare non appena abbiamo finito questo, perché mi sembra interessante anche questo. Quindi a questo punto noi siamo sopra, funziona tutto regolarmente, possiamo per esempio lanciare delle cose, fare un po' quello che ci pare, ok? E a questo punto, per esempio, io volevo farvi vedere, vedete che giusto per completare il giochino, qui dentro c'è una directory test asm, ok? Ebbene, proprio un minuto, vedete che questo file first.s è un file scritto in assembly. Ora, l'assembly è il linguaggio del processore, ok? Questo programma serve quasi a niente, mette il 2 in un registro e poi esce, basta, nient'altro. Questo è il registro che viene letto quando il programma termina. Per compilarlo io posso fare GCC oppure in questo ancora più semplice faccio make e lui mi fa tutto, ok? Se faccio make clean mi cancella, vedete? Se poi faccio make me lo ricompila e in questo modo il mio file si chiama first, vedete? Questo qua. Quindi se io faccio first non fa assolutamente niente. In realtà qualcosa ha fatto perché se io faccio così mi dice 2. Allora questo qui è il valore di ritorno. Che cos'è questo valore di ritorno? Ve la butto lì. Quando voi alla fine di un programma in C oppure eventualmente anche in altri linguaggi fate return, cioè restituite qualcosa al chiamante, quello è il valore. Ok? Ora era soltanto un giochino per farvi vedere come effettivamente uno possa spaziare dall'assembly a qualsiasi altro linguaggio. L'assembly, questi esempi sono dovuti al fatto che io uso l'assembly per un altro, per fare le esercitazioni di un altro corso. Tutto lì. Ora, però, volevo ancora farvi vedere una cosa. Sul sistema operativo che viene fornito assieme, preinstallato, parzialmente preinstallato, c'è anche il Mathematica. Che cos'è il Mathematica? Non so se l'avete mai sentito nominare. Il Mathematica è probabilmente il software di calcolo simbolico di tipo matematico più potente al mondo, okay? Nel senso che è in grado per esempio di fare integrali indefiniti con una potenza elevatissima. Ora, il Mathematica è un programma grafico, perché naturalmente ha bisogno della grafica, ok? Ebbene, qui io ho provato a lanciarlo, così come avrei potuto lanciare il CodeBlocks oppure avrei potuto lanciare Firefox, ok? Il problema è che questo programma sta girando sul Raspberry. E come fa a mostrarmi il display qua? Non può, ok? E infatti mi dice che è in top end display. Però io potrei dire, va bene, ma non potresti far passare questo display in qualche maniera e farlo arrivare sul mio display, quello del portatile? Sì, entro certi limiti si può fare, anzi si può fare, però ho sbagliato la linea di comando, ok? Vedete, SSH, fino adesso l'abbiamo usato così. Se io voglio usare anche la grafica, ci devo mettere un'opzione che si chiama meno y. Adesso non stiamo a sindacare eccessivamente. Allora, 1, 5. Vediamo se l'ho azzeccata. Sì, l'ho azzeccata. Adesso io mi sono collegato in una maniera tale per cui anche la grafica viene trasmessa su questo canale. L'SSH ha un canale crittografato. Per cui anche se qualcuno intercettasse i dati, in realtà se ne farebbe ben poco. Adesso qua purtroppo la velocità lascia un po' a desiderare. Però adesso ce la faremo. Adesso prima di terminare questa puntata, ci vuole ancora qualche minuto perché volevo ancora parlarvi di una cosa. Anzi, quasi quasi passerei a parlare di questa cosa, così nel frattempo lui, ecco, vedete, lui nel frattempo ha fatto partire l'X server. Ah, ecco, ce l'ha fatta. Va bene, vedete questa X qua. X11. Notate che per farlo funzionare in questa maniera sul Macintosh ci vuole qualche accorgimento extra, ok? Su Linux funzionerebbe senza problemi, ok? Sul Mac ci vuole qualche accorgimento extra, ma si può fare. Comunque adesso diciamo che non è il caso di, diciamo che avete bisogno di un comando che adesso ve lo scrivo qua, ma insomma, vedete una cosa del tipo. Sudo ovviamente c'è anche sul Macintosh chiaramente. Install xorg. Ok, questo serve ad installare questo server X11, vedete questo qua, che è quello che gestisce poi la connessione dell'interfaccia grafica. Notate che
il Macintosh ha un sistema di installare i comandi diverso, tanto per cambiare. Ok? Per quello che vi dicevo, sono dialetti. Va bene? Comunque, lasciamo perdere questo, riproviamoci. Proviamo a lanciarlo e lanciamolo in background. Ok? Vedete che a questo punto non dà più il messaggio d'errore, vedete che sta comparendo l'interfaccia grafica del Mathematica. Ora, questa è una cosa che è molto raffinata, è molto significativa, per questo che ci tenevo a mostrarvela, perché noi stiamo vedendo sul portatile un'interfaccia grafica di un computer che in questo momento non ha nemmeno una tastiera collegata. Non ha una tastiera, non ha un mouse, non ha un monitor, non ha nulla, ok? Eppure noi stiamo usando l'interfaccia. E questo tramite l'uso del terminale, perché appunto abbiamo usato il terminale. Quindi questo era il sistema che si usava e si usa tuttora per collegarsi a server remoti. Okay? Ora questo è il Mathematica, adesso non stiamo qui a vedere, anche perché se devo essere sincero sono assai arrugginito, però vedete che qua volendo potete andare a guardare un sacco di cose, fare gli integrali, un sacco, vedete le, voi potete scrivere una formula, vi fa i grafici, è una meraviglia. Okay? Comunque, usciamo di qua. Ora, vedete che io qua ho terminato. Questa parte qui è terminata, vedete che mi ha scritto done, perfetto. A questo punto io però, prima di scollegare l'alimentazione, devo spegnerlo. Ok? Allora, sudo perché non sono root, e poi per spegnerlo devo usare un comando che si chiama shutdown, dall'inglese manda giù. Ok? Meno H, now. Ok? H significa halt, cioè bloccalo, e now significa subito. Ok? Vedete, io do una cosa del genere e lui mi dice che la connessione è closed by remote host, perché il remote host sta andando giù. Se adesso noi andiamo qui a vedere, vedete che i LED stanno ancora lampeggiando, perché significa che il sistema si sta spegnendo, siccome ovviamente non ha la potenza del sistema Macintosh, perché è un ottimo processore, però è un processore da cellulare. Tenete conto che sono processori che consumano poca corrente, perché noi stiamo parlando del consumo di questo alimentatore, che non è assolutamente paragonabile al consumo di un computer tradizionale. Ok? Adesso si sta spegnendo correttamente e quindi noi qui abbiamo terminato. Ora, per terminare la puntata, in modo tale che la prossima volta, nella seconda, scusate, non la puntata, la parte 4A, in modo tale che nella prossima 4B possiamo vedere sostanzialmente i vari file, i vari esempi, volevo ancora farvi vedere una cosa che secondo me è importante, ecco qua. Allora, probabilmente avrete fatto caso al fatto che qua c'è scritto "This work is licensed under the Creative Commons license" e quindi c'è scritto, vedete, CC BY SA. Magari qualcuno di voi si sarà chiesto cosa vuol dire. Ora, questo modello di licenza, questo, e il sistema, il modello di licenza con cui io normalmente rilascio i materiali didattici miei, quindi le slide e in questo caso anche i filmati, diciamo che i filmati non sono così comuni, ok? Quindi questo filmato ha quella licenza. Cosa significa quella licenza? Significa che CC sta per Creative Commons, significa che sono materiali dovuti a creazione, no? Creatività, ecco. Ok? Questo BY significa da attribuzione, significa che voi potete prendere questo filmato, così come anche le slide, copiarlo, distribuirlo per i fatti vostri, farci quello che volete sostanzialmente, purché citiate la fonte, ok? Cioè chi l'ha realizzato, va bene? Inoltre c'è questo SA, SA sta per Shared Alike, ok? Cosa significa Shared Alike? Significa che quando voi ridistribuite l'oggetto potete anche tagliare dei pezzi del filmato, non c'è problema, e distribuire i singoli pezzi o farci un montaggio, va tutto bene. L'unica cosa è che dovete assolutamente dire chi è stato l'autore di quel pezzo che avete preso e poi il nuovo pezzo, quindi il pezzo che avete ritagliato più quello che voi avete aggiunto, tutto assieme, deve avere la stessa licenza, cioè deve essere a sua volta CC BY SA. Ok? Non potete, per esempio, renderlo privato. Facciamo un esempio. Se un'azienda volesse prendere questo filmato e poi farne qualche tipo di montaggio per realizzare un video istruttivo interno all'azienda e poi renderlo privato all'azienda, non lo può fare. Perché se vuole fare dei montaggi li può fare, tutto quello che vuole, però poi deve rilasciare con la stessa licenza, quindi libero a tutti, anche
questo, ok? Notate che questo significa che è libero e infatti questo si chiama così, per così dire, copyleft, cioè senza di fatto copyright. Questo tipo di licenza è praticamente uguale alla licenza GPL, che è la licenza di Linux, dove GPL sta per General Public License, ok? Per cui Linux voi potete usarlo anche per motivi commerciali, senza nessun problema. Quindi potete con Linux realizzare dei programmi commerciali e venderli a tutti gli effetti. Potete anche vendere Linux stesso. Voi direte, ma perché lo devo vendere se tanto poi lo posso avere gratuitamente? Già, ma io potrei anche vendere dei servizi di consulenza. E in effetti esistono delle aziende che fanno così, per esempio la Red Hat. Loro non vendono tanto il prodotto, perché il prodotto di per sé è distribuito gratuitamente, vendono l'assistenza al prodotto. E ovviamente c'è qualcuno a cui magari fa molto comodo questo tipo di assistenza al prodotto. Cosa sicuramente non posso fare è appunto prendere sia qui che qui, prendere il filmato oppure prendere Linux, modificarlo per le mie esigenze e poi tenermelo per me o venderlo dicendo che l'ho fatto io. Ok? Bene. Però non sono le sole licenze che ci sono. Allora, c'è un'altra licenza che si chiama BSD, vista per Berkeley, e questo tipo di licenza è un po' diverso, nel senso che dice, guardate, con il codice ci potete fare quello che vi pare piace, non c'è problema. Non solo, se volete, prendete questo codice, lo incorporate all'interno dei vostri programmi, lo modificate, fate tutto quello che volete, e poi lo rivendete e dite che è vostro. Si può fare, ok? Ora, voi direte però strana questa licenza, mica tanto. Il sistema operativo del Macintosh che state vedendo in questo momento ha proprio, e diciamo che è partito da una licenza del genere, nel senso che quando la Apple ha realizzato il nuovo sistema operativo, diciamo all'inizio degli anni 2000, è partita da una base Unix BSD. Ok? Siccome la licenza era di tipo BSD, la Apple ha potuto rivendere come proprietario, in effetti questo è un sistema operativo proprietario, esattamente come Windows, ha potuto rivendere come proprietario il sistema operativo. Se avesse usato Linux per fare una cosa del genere, sarebbe stata obbligata a ridistribuire anche il sistema operativo, cosa che chiaramente non avrebbe mai fatto. Okay? Quindi abbiamo queste due tipologie. Ok? Qui parliamo comunque di sistemi open source, cioè a codice aperto. Vi ricordo che nella prima puntata abbiamo visto brevemente Firefox come esempio di open source, infatti siamo andati a mettere il naso dentro al codice giusto per vedere. Quindi abbiamo questa licenza che è un po' più, diciamo, stretta, questa che è un po' più lasca, e poi ne abbiamo anche altre, per esempio CC0 sta per Creative Commons 0, questo è Public Domain, significa che io faccio una cosa, realizzo un programma, o qualsiasi cosa, e poi rinuncio deliberatamente ai diritti d'autore, a qualsiasi tipo di diritto d'autore. Significa che qualcuno può prendere il programma, modificarlo, rivenderlo, farci esattamente quello che vuole, ok? Quindi ancora più con liberatoria ancora più forte del BSD. E poi infine c'è un'altra licenza, non è proprio una licenza, c'è un modo di distribuire software che è freeware. Freeware significa che voi prendete il programma e lo potete usare gratuitamente per qualsiasi scopo, anche commerciale, però non avete il codice. Quindi se volete fare delle modifiche non potete. Okay? È un altro modo di... Naturalmente queste sono le licenze, per così dire, per cui il programma è utilizzabile liberamente. Ma nella maggior parte dei casi questo non è vero. Per esempio, il sistema operativo di questo computer non è liberamente utilizzabile, ha delle limitazioni. Per esempio, adesso non so, adesso, però fino a qualche tempo fa il Mac OS X non poteva essere installato all'interno di una macchina virtuale. Era vietato dalla licenza. Okay? Invece, per esempio, Windows si può installare all'interno di una macchina virtuale, però anche lui è ovviamente riservato. Tant'è che io vi distribuirò la OVA di Linux, ma non vi potrò distribuire la OVA di Windows perché quella macchina virtuale che abbiamo realizzato con Windows era esclusivamente per scopi di test, ma non posso ridarvela, non posso distribuirvela. Ok? Due ultime parole e poi abbiamo finito. C'è un caso assolutamente emblematico che riguarda appunto i filmati ed è YouTube. Ok? Allora, su YouTube voi trovate moltissimi filmati, bisogna riconoscere che hanno fatto un lavoro assolutamente eccellente. Ebbene, questi filmati hanno due tipi di licenza al momento, sto parlando di luglio 2019, hanno due tipi di licenza. Allora, una licenza è la licenza YouTube, che è piuttosto restrittiva, però se voi volete, se avete del materiale in grado di soddisfare questa licenza, potete anche pubblicare il filmato come CC BY, cioè questo tipo, senza l'SA, CC BY.
Quindi questo significa che se voi caricate un filmato su YouTube con quella licenza, questo significa che altri potranno scaricarselo e utilizzarlo, mentre normalmente non si può fare. Notate però una cosa, se voi mettete un filmato su YouTube in formato CC BY, significa che voi avete il permesso di farlo, perché voi non potete prendere un filmato fatto da altri che non ha quella licenza e metterlo come licenza CC BY, perché violereste la licenza di partenza. Ok? Bene, allora direi che con questo abbiamo terminato la 4A, ok? E quindi ci fermiamo qua e poi inizieremo la 4B, che riguarda sostanzialmente la parte di C barra Python. A presto.